Siamo partiti in sordina proprio per una scelta, perché era anche difficile affrontare un po' il tema per cui abbiamo messo in piedi questa raccolta di opere d'arte. E poi con il tempo ci siamo piano piano sciolti e la voce ha cominciato a girare, e quindi diciamo che a questo punto siamo letteralmente sommersi di opere. E io credo che arriveremo a 120 opere e oltre 70 artisti, perché chiaramente poi qualche artista non si è accontentato di donare un'opera, 2, 3, 4 e via di seguito. E rimane, nonostante questo, l'idea originaria era quella di fare un incontro assolutamente informale, che fosse proprio un'occasione per stare assieme, insieme anche a Marco, che chiaramente sarà con noi, e raccogliere un po' il meglio di questa città. E non era preventivato, ma in realtà poi è successo che chi non fa arte ci ha chiesto di poter donare qualcos'altro, per cui sono successe cose impreviste, anche secondo me molto belle. C'è stato chi conosce Marco e ha donato un paio di orecchini, sono anni 50, gioielli di famiglia. Da poche ore ho saputo che un grandissimo produttore di vini del territorio arriverà domenica direttamente su con una cassa di vini d'artista che metterà a disposizione. E ci saranno molti musicisti, sicuramente un quartetto d'archi e tutta una serie di musicisti dell'area jazz che sono amici di Marco, che conoscono Marco. Tutto questo, diciamo, questo progetto abbiamo lavorato io come capo d'arte e Maria Pierzanti come Madè, però in realtà è una di quelle occasioni in cui non abbiamo fatto, pochissimo, quasi nulla, perché è bastato parlare di Marco e per capire quante persone lo conoscono, quante persone gli vogliono bene. E quindi quello che abbiamo raccolto alla fine, che è tantissimo secondo me, dobbiamo ringraziare solo lui. È una piccolissima parte che lui ha donato alla città in decenni di lavoro, come musicista, come artista, come appassionato, collezionista. Lui è sempre disponibile con tutti, qualsiasi cosa, anche con noi l'abbiamo chiamato a interventi, anche improvvisati, insieme ad altri musicisti. Ha scritto musiche per mostre, ha fatto di tutto con noi, e quello che ha fatto con noi l'ha fatto con tanti altri soggetti. Quindi questa è solo una piccolissima parte di quello che la città riesce a rendere a lui, a confronto di quello che ha fatto in realtà. Ecco, ricordiamo che il ricavato di quest'asta andrà per le sue cure. Sì, sì, perché una parte delle cure non sono a pagamento, e quindi lui ha sostenuto un bel po' di spese impreviste. Però io non ribadisco questa cosa, forse è una mia idea. Il valore di questa cosa non è in quello che noi raccoglieremo e che diamo a lui, è il fatto che il valore è nell'aver creato un'occasione in cui mettiamo assieme un bel pezzo della Terni migliore, e questo grazie a quello che lui ha fatto negli anni, semplicemente questo. Ricordiamo l'appuntamento. L'appuntamento è, anche questo è significativo, è in una villa privata e subito dopo l'ospedale. Sono due ville famosissime che si affacciano l'una all'altra. Infatti in questa occasione abbiamo chiamato questa villa la Villa dell'Amicizia, perché il vecchio proprietario era amico e si scambiavano continuamente visite con l'altro proprietario della villa. È una villa conosciuta, che è stata anche oggetto di una visita del FAI qualche anno fa. Io credo di essere stato l'ultimo ternano a conoscere questa villa.
vi organizzano spesso eventi, chiaramente non di questa mole. E lei è una delle persone che conosce Marco, la proprietaria, Tiziana Giubilei. E quindi quando ci siamo posti il problema dove facciamo questa cosa, che chiaramente non riuscivamo a capire il posto più giusto, appena uscita fuori questa proposta l'abbiamo presa al volo, perché è proprio è quella che è funzionale all'idea che abbiamo di passare un pomeriggio insieme. C'è un bel giardino, la giornata, come speriamo, sarà splendida. Avremo modo per ascoltare musica, per stare insieme, parlare e speriamo acquistare, contribuire in qualche modo, perché chiaramente adesso il difficile è proprio quello, perché abbiamo così tante opere che riuscire a immaginare solo di trovare altrettanti acquirenti è cosa impossibile. Però ci proviamo, noi ci proviamo sempre e poi i risultati sono sempre migliori di quello che ci aspettiamo, per cui non poniamo limiti.